girarci intorno. Derby importantissimo, la partita più sentita della stagione, forse la partita che può invertire anche la stagione del Padova. Sì, sono d'accordo, è una partita importante, sappiamo che i nostri tifosi ci tengono moltissimo, noi vogliamo dar continuità agli ultimi due risultati e vogliamo anche dare una svolta, sappiamo di incontrare una squadra forte, la favorita all'inizio della stagione, però andiamo a Vicenza a giocarci. Ci può raccontare di esperienza in derby, insomma come si vince un derby? Se c'è anche un ricordo legato anche alla sua carriera. Ma ne ho fatti tanti, ne ho vinti, ne ho persi purtroppo, quindi no, queste sono partite che devi fare la partita perfetta. La partita perfetta, stare attenti, a giocare col cuore, giocare dando tutto per propria maglia. Quindi è fondamentale non commettere errori in queste partite qui, perché al minimo errore poi ti possono punire gli altri. Mister, un po' anticipato, Vicenza accreditata insomma tra le migliori del campionato, forse tutti pensavano che fosse già lanciata verso la promozione a quest'ora, però a cosa bisogna stare attenti in generale a Vicenza? Ma in generale penso alla qualità che hanno, soprattutto davanti, a giocatori importanti per la categoria, basta pensare a Ferrari, e quindi bisogna stare attenti ai giocatori offensivi, ma in generale poi è una scavata, come dicevo, costruita per vincere il campionato. Però in questo girone non ci sono squadre imbattibili, quindi bisogna andare a Vicenza, dar tutto per cercare di battere con personalità, con coraggio. Quello che mi aspetto da parte dei ragazzi, voglio vedere una crescita sotto questo punto di vista. E i suoi ragazzi come li vede? Come li sta vedendo in questi giorni, in queste ore? Ma queste sono partite che si caricano da solo, si preparano da solo, perché si vive, per chi fa quel nostro mestiere, allenatore, da giocatore, per giocare queste partite. Quindi sanno di giocare una partita importante contro una squadra forte, però noi siamo il Padova e dobbiamo andare lì con una mentalità per giocarcela. Questo deve succedere sempre, ecco, da qui alla fine. Tra l'altro il Padova ha anche vinto il derby d'andata col tuo predecessore, sì. Ed era stata una partita improntata sull'aggressività, sulla grande intensità, quindi aveva messo in difficoltà il Vicenza con questo, con grande dinamismo eccetera, anche se con un modulo diverso. È un po' quella, diciamo, che chiederei alla squadra, oppure come va gestita questa cosa? Questo sempre, questo deve essere il nostro modo di giocare. Poi i derby sono così, sono anche partite sporche, come si usa dire adesso, quindi giocare sulle seconde palle, aggressivi, determinati. E poi dopo c'è la giocata del singolo, c'è la situazione da calcio da fermo, queste sono partite che poi si decidono in questo modo, però l'aggressività, l'intensità, le mie squadre ci deve sempre essere. Senti, perché prima adesso ci sono stati mezzi della sosta, no? Avevi allenato solo 10 giorni il gruppo, già forse hai accennato qualcosa al collega, però adesso 8 giorni da quando avete ripreso, insomma. Avete fatto qualche passo in avanti, vedi di aver fatto anche su quelli che sono insomma i tuoi input che vuoi dare alla squadra come concetti di gioco? Vorrei vedere infatti una crescita, intanto sulla personalità, il coraggio e poi anche a livello di gioco. Vedere qualcosa che abbiamo provato in questi 8 giorni e quindi spero di vedere una crescita da parte dei ragazzi sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda il modulo, si fa il 4-3-3, credo, no? Perché è alternato sia col... No, io ve l'ho già detto, cioè davanti posso alternare. Quindi, 4-3 davanti si alterna. Sì, si può alternare con due punte, un trequartista, con una punta, due sottopunte, con tre. Vediamo, poi durante la gara non è detto che possiamo andare anche
con un altro sistema, cioè non è che dipende dalla partita, e quindi possiamo anche giocare a 3 o a 5 dietro, la squadra l'ha già fatta, dipende anche quello che vogliamo fare durante la gara, come si mette la partita. Non è scontato solo un sistema di gioco, ecco. Nel frattempo è arrivato Crivello. Sì. Dico se lo fai giocare, ma è pronto eventualmente per farlo anche partire dall'inizio. Lui si è sempre allenato, non gioca da un po', però è un giocatore esperto, un giocatore che porta qualità e esperienza, anche perché ci abbiamo stamattina si è fermato Curcio per il solito problema l'adduttore, quindi da valutare. Poi c'è anche Zanchi e purtroppo anche Ceravolo da valutare, anche lui si è fermato per una contrattura. E quindi da valutare vuol dire che comunque li convochi e poi vedi domani all'ultimo sia Curcio che Ceravolo? No, devo valutare se portarli oppure no. Okay, quindi adesso parlerò anche con i ragazzi e vedere la condizione, anche perché voglio gente che stia bene al 100%. Questa è una partita che si fa fisicamente e mentalmente, ma soprattutto fisicamente ci vuole gente che stia benissimo. Senti, le voci di mercato, perché non essendoci Ceravolo posso immaginare che tu punti su De Marchi, no? Però in questo periodo ci sono anche tante voci di mercato che riguardano diversi ragazzi, lo stesso De Marchi. Come stanno? È difficile gestire, giocare e poi gestire anche... Lo sai, in questo periodo è complicato sì, proprio a livello mentale per i ragazzi, le voci di mercato, però il calcio è cambiato, sono dei professionisti, sanno che devono dar tutto finché sono qua, poi se vanno da un'altra parte daranno tutto da un'altra parte, quindi mi aspetto la massima professionalità, sono ragazzi intelligenti, quindi però non è facile la gestione nel periodo del mercato. Certo, per il resto sono tutti convocati? Sì, per il resto sì, devo soltanto valutare Curcio e Ceravolo. Tu sei anche un ex di questa partita, perché sia pur per poche gare, comunque sì, a Vicenza pochissimo. Ci sei stato temporaneamente, però insomma... Io adesso la mia concentrazione è sulla partita, sul Padova, e quindi noi vogliamo far bene, vogliamo giocarcela, ma questa con tutti. Ripeto, sappiamo che è una squadra costruita per vincere, però massimo rispetto ma senza paura, andiamo a giocarci senza nessun timore. Parlavi dei derby, dei tuoi derby, sì. Mi sono venuti in mente, ne hai fatti tanti contro la Sampdoria, sì. Contro Viali, adesso si parla molto di Viali, forse ti è capitato anche di marcarlo. Sì, 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 noi abbiamo fatto 6 anni di derby, quindi qualcuno anche in Coppa Italia, stiamo parlando di un grande campione, un campione di sport e di vita. Poi ci sono state grandi sfide tra di noi, qualche volta è andata bene, qualche volta male, però stiamo parlando di uno dei più grandi centravanti del calcio italiano. C'è qualche aneddoto in campo che magari ti ricordi con lui? Lui fisicamente era forte, quindi c'era da battagliare con lui, quindi le davo e me le dava, quindi, però molto leale. Un avversario molto leale, poi un giocatore straordinario. Toccava a te marcarlo? Ma mi è capitato nei 6 anni, sì, qualche volta ho marcato lui, qualche volta Mancini, quindi però in quegli anni sia lui che Mancini, mi alternavo, dipendeva dall'allenatore, quindi l'allenatore a volte sceglieva di farmi marcare lui e qualche volta Mancini, stiamo parlando di due grandissime. Mister, l'ultima cosa sul mercato, invece è andato via anche Germano, ti è un po' dispiaciuto? Sì, o l'hai considerato un elemento sacrificabile? No, mi è dispiaciuto, però no, si poteva fare altrimenti, nel senso che il ragazzo ha manifestato la volontà di andare perché
la possibilità di 2 anni e mezzo di contratto, quindi era facile trattenerlo. Però mi è dispiaciuto, perché è un bravissimo ragazzo, un ottimo giocatore.